Dottore, allora adesso vediamo un'altra immagine così ci spiega di che cosa si tratta e qua stiamo parlando sempre di interventi che possono essere realizzati in pochissimo tempo con dei risultati eccezionali, ovvero che vediamo dalla regia se ci mettono in onda l'immagine, che tra l'altro è la numero 11, vediamo insieme. E sostanzialmente stiamo parlando di applicazioni immediate del Sì, di prodotto di... unica visita, unica seduta, inseriamo che può essere o sul dente naturale o sull'impianto. Lo stesso giorno il paziente viene, inseriamo l'impianto, l'integrazione avverrà comunque a 3 mesi, però il paziente va subito via con il dente perché avendo Cioè qui si sta a l'impronta vedere che digitale, si applica. io inserisco Ah. l'impianto, scannerizzo il moncone che è quello grigio che vedete là e creo al computer la forma, il file viene mandato al fresatore, quelle due frese che Che abbiamo abbiamo visto visto prima. prima, che crea il manufatto protesico in poco tempo e mentre il paziente è fuori a leggere il giornale, viene fatto riaccomodare e viene inserito Subito in tempo subito reale, incredibile. nella stessa seduta il manufatto protesico. Ovviamente questo si può fare se l'osso ce lo C'è, permette, esatto, se la questo era il biologia ce lo permette, presupposto. cioè se l'impianto viene inserito nell'osso con un grande torque, cioè una grande forza di inserzione che viene misurata in Newton, di solito che il motore che ce lo dice, quello implantare quando noi facciamo il buco e inseriamo l'impianto, ci dà il dato obiettivo di questa inserzione nell'osso. Vediamo che l'impianto è molto stabile, quindi è molto duro nell'osso. E quindi diciamo benissimo, anche la letteratura, perché sono stati fatti diversi articoli che ci dicono con questo torque Newton, 45 Newton, 30 Newton, 50 Newton, state sereni che l'impianto si attacca anche se mettete subito la corona. Tecnica, Quindi la tecnologia che ci dà una risposta tecnica precisa, certo. questo è Se importante. Nel caso appunto l'osso non ci fosse, bisogna fare tutto quel tipo di L'osso non ci intervento, di innesti fosse, di cui ci ha dobbiamo o parlato. aspettare la rigenerazione ossea naturale del paziente, e se l'osso fosse di scarsa qualità, e ce lo dice la macchina o l'esperienza del dentista, cerchiamo di non caricare l'impianto, quindi possiamo mettere l'impianto ma non caricarlo. Se è un sito post-estrattivo, cioè c'è il dente che è fratturato, cariato o ha problemi parodontali e noi lo togliamo, se abbiamo l'anatomia, quindi il difetto osseo ce lo permette perché abbiamo osso a 360 gradi e non ci sono infezioni, lo facciamo. Se l'infezione è piccola e grazie all'utilizzo del laser e dell'ozono prima e un grande curettaggio della pulizia ossea, possiamo inserirlo immediatamente senza problema. Quindi il dentista deve conoscere quali sono le indicazioni per fare queste cose qua, insomma. Perfetto, proprio per curiosità, visto che ne abbiamo parlato anche prima, vediamo anche l'immagine successiva che ci mostra un po' quello che era e che è per certi studi il disagio della pasta che viene messa in bocca, cosa che voi avete ovviato Sì, con questo non lo fate più, quindi questa questo cosa. non lo facciamo quasi più, diciamo che per impianti singoli, per corone singole, per ponte, per zone piccole, noi utilizziamo sempre l'impronta Una volta che c'è che avete il digitale. macchinario, tanto vale utilizzarlo, Sì, insomma, è no, più ma poi pratico, appunto è più eccezionale. preciso. Se proprio l'impronta digitale non arriva a permetterci, ma sono pochi i casi, di non utilizzare la pasta, ecco, allora in quel caso ovviamente Bisogna provvedere con bisogna impianti provvedere la di... pasta. Quindi comunque la tecnologia ci aiuta tantissimo, diciamo che completa nel 90% ormai tutte le varie soluzioni, il 10% magari si ricorre ancora alla tradizione, ok? Certo. Quindi tutte e due le cose vanno bene, insomma. Allora, immagine successiva, vediamo un bellissimo sorriso, adesso vedremo un bellissimo sorriso, questo mi consente, eccolo qui, E questo di... sorriso è un sorriso appunto con delle faccette. con faccette digitale, quindi che ci dimostra che sempre con l'odontoiatria digitale comunque si
sia un grandissimo risultato estetico, perché questi materiali sono molto estetici. Cosa sono, dottore Rendro, le faccette? Le faccette sono delle lamine molto sottili, diciamo, della parte frontale del dente, tipo una piccola piastrellina che viene cementata in maniera adesiva solo della parte frontale del dente, con la forma ideale, un colore ideale, che il paziente vuole fare per migliorare il suo sorriso. Quindi è una questione estetica. È una questione principalmente estetica la faccetta, sì, non so, ci sono dei pazienti che hanno dei denti macchiati perché da piccoli hanno preso tante tetracicline, che sono degli antibiotici, e hanno i denti gialli, grigi, non gli piace il proprio sorriso. Con l'utilizzo delle faccette limando pochissimo il dente oppure non limando, viene applicata solo la parte frontale e si crea un sorriso ideale. Questo non è doloroso, non è assolutamente doloroso, serve pochissima anestesia o a volte nulla. Se non serve limare il dente, non si lima, perché se il dente magari è più interno e noi dobbiamo portarlo più esterno, noi non dobbiamo toccare il dente, quindi si applica solo una faccetta additiva, cioè si aggiunge, diciamo. Sì. Ma si può staccare improvvisamente la faccetta? Ma si può staccare se la cementazione non viene eseguita correttamente, quindi un campo molto asciutto, e se la faccetta non è precisa. Ma abbiamo detto prima che l'impronta digitale non ha margine d'errore, quindi difficilmente queste faccette si staccano, o se non viene controllata bene la masticazione, l'occlusione, la protrusiva, la lateralità, che sono i movimenti che si fanno con la nostra mandibola mentre parliamo, trascinando avanti la mandibola o a destra o a sinistra. La faccetta è così sottile e viene che si fonde per adesione chimica al dente, che quando è fatta bene questa adesione, la faccetta non si stacca più. È definitiva. Okay? È definitiva e diventa un tutt'uno con il dente, tant'è che per toglierla bisogna limarla, bisogna romperla, perché non viene via. Ecco, ma se sotto si formasse una carie? Ma no, perché non può formarsi una carie, perché c'è una fusione, c'è una chimica, appunto, sì, c'è una cementificazione che non ha micro gap, non c'è uno spazio, quindi i batteri non si possono formare, e si pulisce normalmente. Normalmente un dente a tutti gli effetti normale. Normale, quindi quanto dura nel tempo? Quindi... Ma una vita media, statisticamente parlando, delle faccette sono 15 anni, però possono durare anche tutta la vita, perché, ripeto, la faccetta diventa un dente. Non ci si accorge neanche, se fatta bene, che è finta. Certo, quindi questa è una cosa importante. Sì. E ci sono controindicazioni nella progettazione definitiva della faccetta? No, non ci sono controindicazioni. Magari le controindicazioni possono essere legate a una malocclusione, e bisogna pianificare bene con il proprio tecnico, e analizzando tutti i denti, le parti di usura dei denti posteriori, se c'è lo spazio protesico per permetterle, e le varie classi scheletriche del paziente, cioè l'anatomia scheletrica della bocca del paziente. E queste sono, diciamo, le accortezze che uno deve avere per fare le faccette. La faccetta si può applicare quando c'è un dente scheggiato? La faccetta si può applicare quando un dente scheggiato, si fa di solito per un dente scheggiato, soprattutto nei settori frontali. Superiori, e se il dente è scheggiato poco, a volte si fa una piccola otturazione in composito, ma il pezzettino è così piccolo che nella maggior parte dei casi può saltare via, e allora io consiglio sempre, anche per renderlo più bello, più naturale, di fare, e più duraturo nel tempo, di fare una faccetta. Non se ne fa mai una, perché una sola è molto difficile per il tecnico trovare il colore naturale, preciso del dente, perché i colori dei denti finti si avvicinano al nostro colore, ma il nostro colore di ognuno di noi è unico. Il mio colore è diverso dal suo, perché io sono io. E quindi c'è una scala colori che avvicina un po' tutti i colori della maggior parte della gente, e dopo
Secondo i suoi studi, eccetera, è migliorabile il colore dei denti, appunto, come, perché magari uno da piccolo ha preso troppi antibiotici, perché ha fumato, perché... Si può migliorare con dello sbiancamento, sicuramente, però... Ma ha delle controindicazioni, Nel sbiancamento ci sono due tipi di sbiancamenti, quello col perossido, che sbianca tantissimo... E quello senza perossido che sbianca un po' meno, però quello col perossido oltre a sbiancare abrada un po' la superficie dello smalto, crea un po' di sensibilità, quindi porosità, non è proprio più porosità, non è proprio sempre il massimo, e comunque per avere i denti bianchi un paziente se li deve sbiancare sempre, perché comunque dopo i denti tornano a pigmentarsi di nuovo. Ecco che con le faccette non si diventa più schiavi dello sbiancamento, ma fatte una volta le faccette, siccome sono di ceramica, di zircone, di questi nuovi materiali, che non si pigmentano, rimane sempre bianco. Quindi se il paziente vuole il dente sempre bianco, può farlo attraverso... Però deve farlo nella tutta la parte visibile del sorriso, sì, insomma, nella parte altrimenti... superiore, di solito frontale, non una ma appunto più faccette, per creare un colore omogeneo. Ecco, lo studio estetico. Del colore come avviene? Lo studio del colore viene fatto sempre con il tecnico, si chiama il tecnico in studio, si fanno delle foto, il tecnico in base a una scala colori vede e sceglie il colore, e il tecnico nelle faccette è l'80% del lavoro. Bisogna, secondo me, per le faccette bisogna utilizzare dei tecnici che sono specializzati soprattutto in questo. Ovviamente costano un po' di più, ma hanno un'esperienza e una manualità e una scelta del colore tale che fanno la differenza. Cioè, noi dentisti prepariamo il campo e le cementiamo e le mettiamo su e scegliamo insieme al tecnico come fare il progetto, però il tecnico è lui con la sua mano, col pennellino, che fa il manufatto. Con il pennellino, con i suoi strumenti. È uno scultore, un pittore, secondo me, e quindi è un tecnico. Quindi lui che vede il volto della persona, lo vede fisicamente. Ovviamente le faccette vengono sempre fatte guardando la globalità del volto, gli occhi, perché noi siamo tutti asimmetrici un po' nel viso, quindi la foto viene fatta del volto, non solo della bocca. Vediamo come è messo il naso, vediamo come sono gli occhi, come sono le orecchie, ci sono delle varie linee, curvature. E c'è un software di cui avevo parlato prima, il Digital Smile Design, che ci permette con delle linee guida sulla foto che noi facciamo al paziente di appunto creare questo rendering, cioè questo disegno di sorriso ideale per il paziente. E così parliamo appunto di odontoiatria emozionale, cioè vediamo come il paziente si emoziona di fronte a un suo nuovo sorriso, al suo nuovo volto. Ringiovanisce, quindi. C'è gente che piange, c'è gente che ride. Cambia completamente. Diciamo che alcuni pazienti non hanno dei bei sorrisi, non hanno tanto da fare, invece ce ne sono altri che per sfortuna hanno della malocclusione, hanno mancanza di denti, hanno dei problemi, e per molto tempo hanno vissuto così. A un certo punto hanno la possibilità o riescono a finalmente cambiare questa cosa con il proprio sorriso e vengono trasformati completamente. Io credo che il sorriso sia il primo biglietto da visita di ognuno di noi, è quella cosa che ci dà una sicurezza, perché ci serve per parlare, per mangiare, per sorridere, per fare le cose di base con gli altri esseri umani. Quindi... Infatti, io chiedo una cosa, ci sono persone che hanno i denti molto sottili, sono con tanti spazi tra uno e l'altro, sono piccoli, no? Sì, e quindi le faccette servono anche a questo. Per appunto ripristinare l'anatomia corretta, lo spessore e l'anatomia corretta dei denti, per chiudere gli spazi. Infatti. A che età è possibile applicare? Da che età è possibile? Quindi consiglio quando c'è lo sviluppo? A sviluppo terminato. Quindi 18 anni, 19. Ah, già così presto. Gli impianti, per esempio, non si possono inserire finché lo sviluppo scheletrico del paziente è avvenuto, quindi è dai 19 ai 21 anni. Se un paziente nasce senza dei denti, per esempio ha delle agenesie, purtroppo finché non raggiunge i 19 o 20 o 21 anni
non possiamo inserire gli impianti, perché se li inseriamo a 13 anni magari in quella posizione, quando loro hanno 20 anni, quindi lo sviluppo scheletrico, l'osso cambia, l'impianto si sposta e il dente non è più nella posizione corretta. E anche questo adesso si sa da tantissimi anni, ma una volta, quando gli impianti erano appena usciti negli anni 80-90, uno non lo sapeva, e magari metteva l'impianto a un ragazzo di 16 anni e dopo 10 anni se lo trovava dall'altra parte. Infatti, assolutamente. Ecco, l'abbiamo fatto la volta scorsa, ma giusto per ricordarlo e per chi non ci avesse seguito, comunque le puntate sono tutte sul web, quindi riguardatevele. Per l'igiene orale, anche nel caso di questo tipo di, anzi, forse ancor più in questo caso di interventi, dove facciamo un'implantologia, dove c'è le faccette che sono l'igiene orale con l'ozono, diventa importante. Sì, soprattutto per... Ricordiamo che cosa certo, si tratta. Certo, l'igiene orale per l'ozono è sempre questa macchinetta, questo idropulsore che spara acqua ozonata, quindi ricca di ossigeno, e che agisce sui tessuti molli, quindi sulle gengive, distruggendo e inibendo la formazione batterica e riducendo la carica batterica della bocca. Quindi uno strumento in più per la nostra igiene orale, per prevenire, che è meglio che curare, l'ho detto la volta scorsa che sono venuto, lo ridico, prevenire è meglio che curare, così venite poco dal dentista. E soprattutto venite in condizioni migliori, magari. E vivi non in condizioni problemi. Migliori, sì. Ecco, assolutamente. C'è una cosa che può essere utilizzata a livello domestico eccetera, estremamente certo, pratica e tutto. Prendendo la macchina dal proprio dentista o anche dalle aziende che la producono. E quindi un'altra cosa, certo che lei non si occupa di generale, però fa parte del suo ruolo. Lo spazzolino, sì. Elettrico o meccanico? Visto che abbiamo parlato, allora, di io sono un big fan dello spazzolino elettrico, perché la maggior parte delle persone non sa spazzolare. Non sa com'è il movimento corretto e anche non sa quanta pressione deve mettere in questo spazzolamento. Quindi lo spazzolino elettrico aiuta. Pulisce bene, sì. Sì, pulisce benissimo. Anzi, quando io vado in viaggio e mi dimentico lo spazzolino elettrico a casa e uso quello manuale, noto che pulisce veramente meno quello manuale che quello elettrico. E anche gli spazzolini elettrici oggi sono all'avanguardia, perché sono collegati con delle app al telefonino, sì, che ci dice esattamente quanto abbiamo spazzolato, dove abbiamo spazzolato, se abbiamo spazzolato tanto o in quella zona là o poco. Ci rilevano appunto le zone di placca, quando schiacciamo troppo con lo spazzolino elettrico, lo spazzolino elettrico o si blocca o ci manda un impulso, un segnale, una luce che dice guarda che stai spazzolando troppo forte. Cioè, sì, la rotazione dello spazzolino elettrico. Quindi è importante questo passaggio culturale. A me piace moltissimo, li consiglio sempre, anzi il paziente... Vedo i pazienti che vengono anche dopo l'igiene, non hanno pulito bene, dico ma lei usa lo spazzolino elettrico o quell'altro? Le consiglio di usare lo spazzolino elettrico. C'è un dibattito su queste cose, a volte qualche igienista dice no, ma io prima voglio che imparino a spazzolare sì, con lo spazzolino normale, passare. Che è giusto, è corretto, ma dopo con quello elettrico. Però secondo me... meglio passare a questa cosa qui. Sì. Perfetto, dottor Favero, grazie anche grazie di questo excursus, sì, che abbiamo fatto, ma è importantissima anche l'igiene orale, perché come giustamente lei sottolinea, sempre prevenire, controllare, eccetera, per ovviare di ricorrere troppo frequentemente al dentista, farlo per cose importanti e significative. Certo. E lì abbiamo visto tutte le metodiche che possono essere utilizzate. Grazie della collaborazione nella clinica Favero, grazie a lei naturalmente grazie di essere stato qui dell'invito. Con noi, a voi di averci seguito. Le nostre puntate le trovate naturalmente tutte anche sul web. Grazie, buon proseguimento. Adio.